treno, ve la ricordate questa come stazione ferroviaria? La ricordiamo sì, non la vedremo già. Ci stava un treno fu a carbone, prima arrivava via Pellegri, ci voleva un'ora, perché prima io a piedi che con il treno. E perché lo prendevate il treno? Dove ci andavate? A Pellegri, a Cori, ecco, tutto là, perché di più non si poteva fare. Prima era così. Ma noi? Però si andava fino a Roma, a Terracina. Beh, sì, quelli di Terracina io a Terracina non ci sono mai stata. Sono stata a Pellegri, a Cori, ma prima non è che si viaggiava come adesso. Ma costava tanto prendere il treno? Quanto costava il biglietto del treno? 50 lire. E 50 lire era una cosa costosa? Quando lo stipendio che diciamo ai tempi miei che viaggiavo 50 lire. E rispetto allo stipendio della persona era tanto? Di 45.000 lire. Allora, rispetto ai nostri stipendi, io per esempio sono andata a lavorare 11 anni da Sbardella a raccogliere olive, mi davano 75 lire al giorno e quelle più grandi ne prendevano 100. Quindi, poi andavi al cinema, erano 50 lire un biglietto uguale. Come il treno? Come il treno, sì. Ma quanti treni ci passavano qua a Giulianella? No, passavano però, quasi a tutte le ore passavano. Ma sì. Una sola era la linea? Era un binario solo? Solo questa, sì. Ma ricordici quando si affacciava dalla finestra e vedeva il treno quando... Che orario che era? Cioè, dove abitevo io, no? C'è stata la biglietta che partiva quando lì al treno qua alla stazione. Allora stavi tutti vicino a un fuoco a scaldarsi, faceva freddo, tutti mucchiati là. Dice, zitto, questo treno. Dice, vedi un po' che mi apre sto treno. Che parte va? Allora lì corri alla finestra, mi fratello corri alla finestra, vedi sto treno, non io. E una volta mi sono sbagliato, dice, andò va? Dico, va qua! Allora se rimanevano con l'orario di... Passavano spesso perché mio marito faceva passaggio a livello, no? Era no, ma passavano spesso lì. Ah, tuo marito lavorava a passaggio a livello, ma passavano tutte le ore. Dove era il passaggio a livello? Al campo sportivo. E ne passava uno la mattina e poi no, a tutte le ore passavano i treni. Anzi, a volte andava e aspettava il prossimo senza ritornare a casa perché era magari no. Andavano poco e ritornavano di qua. Nella Pellegri ci si andava per commissioni, per lavoro, e invece verso Terracina ci andava mai qualcuno, verso Ninfa, Bassiano, Simoneta. Ma io veramente di là non ci sono mai andata mai. Pellegri sì. Spesso. Fino a Pellegri sì, fuori Pellegri. Fuori qualche volta. Ma ci andavano pure a mare. A Pellegri no, ma fa le scarpe, se ti serviva qualcosa, fai i capelli. Tutti però ci andava. E allora, quando era di San Clemente, Giulianello scollava tutto, se ne andava un maialino a San Clemente. E tutti vivevano il treno e andavano a San Clemente? Il treno, poi mi mettevano dentro agli sacchi, si chiamavano maialino Borghito, si diceva. Micelina, ma se dicevo Borghito, non maialino. Beh. Ma perché hanno chiuso la stazione, hanno tolto il treno? Troppe cose hanno fatto. È stata una rovina. Troppe cose hanno fatto. Hanno messo i pullman e hanno levato il treno. Ma perché non funzionava bene? Ma come non funzionava? Però i pullman dice che erano più comodi per quelli che dovevano a lavorare a Roma, che scendevano e prendevano un pullman. Invece col treno dopo dovevano fare tanta altra strada oppure pigliare un altro mezzo. Invece col pullman scendevano dove c'erano il lavoro, capito? Dopo il 50 andavano tutti a lavorare a Roma, c'era la ricostruzione a Roma, no? Dopo il 50. Prendevano tutti il treno per andare a Roma. Allora quando arrivava il treno qua, portavano cose con il carbone, caricavano il treno, mettevano tutto sto carbone dentro e poi partiva. Perché se finisceva qualcosa per me.
E nel corso degli anni, dopo quando hanno chiuso la ferrovia, innanzitutto come è stata presa la notizia? È stata una notizia brutta che hanno chiuso? È brutta, eh? È stata una tragedia. Hanno fermato i pullman lì a Leroggio, c'è stato sciopero e botte, hanno fermato i pullman perché hanno levato un treno per vestire, quindi hanno fatto le proteste e fecero sciopero, un macello là fuori porta. Prima ci parlavate del dottore, qua dopo che hanno tolto la stazione, Che diventava? A capo dei rami che già si era. Quella in piazza si usava pochissimo, pure che c'è stava l'acqua, non ci andavano quasi mai a lavare. Tutti giù alla fondanaccia. Perché la fondanaccia era un sorgivo. Era l'acqua, e l'acqua pulita. Perché erano pure più pettegole laggiù, no? No, la piazza erano poche quelle che ci andavano. Invece la fontana, essendo circondata attorno e attorno, si mettevano via. E come funzionava quando era la vasca? Poteva qualsiasi vasca? Poi sta una maschera che sta esce qua. Noi ci hanno raccontato un particolare che quando partoriva, anche prima si partoriva a casa, quindi andavano con queste lenzuole insanguinate. E ogni volta era un casino se c'era una che aveva partorito tutta la lenzuola. Allora, che tu stavi a lavare, in questa sta bagnarola di bagna con colina tutto, quando che immagina tu che partorisci, certo. E quello che è. E tu stavi a lavare, quello a lavare tutto. Però non c'è lì, al posto di una cosa, c'erano quelle più educate, prendevano la bagnatura, la mettevano da parte, mettevano tutta questa cosa, la buttavano, poi si mettevano la bagnatura. Senti, l'acqua che correva dalla parte che si rischiaravano i bagni, no? Quella che correva andava a finire dentro la fontana grande che ci si lavava. Allora tu capisci se la fontana è grande così, no? La corre più pulita, tu che stai là, tu stai qua, questa sta qua, l'ultima che sta giù in fondo, lava, via la roba più sporca. Se una non era un po' umana, che diciamo, sono arrivata a un porto, si fanno più sporchi, mi mette lì. No, ci sono quelli che si vanno a mettere là, allora tu, o sopportini, e se no ti rimetti a fare poco.